Carissimi catecumeni eletti e catechisti, parliamo della consegna del credo, una delle due consegne che vivete nel periodo di preparazione al battesimo. Le consegne sono dei momenti in cui la Chiesa vi regala qualcosa di prezioso, qualcosa di familiare, come se fosse un tesoro di famiglia. Ecco, la Chiesa ha due grandi tesori di famiglia da regalarvi: il credo e il Padre Nostro. Parliamo oggi del credo. Il credo è la sintesi della nostra fede, una formula, quindi sono delle parole, che parlano di una realtà, delle parole che dicono il mistero della fede. Per questo il sacerdote, prima di consegnarvi il credo, dice: ascoltate le parole della fede per mezzo della quale riceverete la nuova vita in Dio. Sono solo parole quelle che ascoltate, ma queste parole dicono la fede, e la fede è ciò che vi dà la vita nuova. Sono poche parole, ma contengono grandi misteri. Accoglietele e conservatele con cuore sincero. Come un tesoro che ti viene consegnato, tu lo custodisci gelosamente, attentamente, così le parole della fede. Il credo che ricevi è una formula di fede che è stata conservata dai cristiani che ti hanno preceduto ed è stata trasmessa di generazione in generazione ed è arrivata fino a te. Per questo la ricevi, come abbiamo detto, non la produci tu, non te la inventi. Non è la fede qualcosa che ognuno pensa come gli pare, dice come gli pare. No, no, è qualcosa che riceviamo. Riceviamo dalla Chiesa che nei secoli la conserva, la custodisce perché arrivi fino a noi. La fede è la fede della Chiesa, e infatti è la Chiesa che ti consegna il credo. È la Chiesa che ti dice: noi crediamo queste cose, ascoltale. Tu le ascolti e poi, prima del battesimo, dici: anch'io credo queste cose. E queste cose non sono più qualcosa di solo vostro, adesso sono diventato qualcosa di anche mio, e per questo ricevo il battesimo. Infatti nella liturgia del battesimo stesso c'è proprio una professione di fede. Subito prima di essere battezzati il sacerdote vi chiede: credi in Dio Padre Onnipotente, Creatore? Credo. Credi in Gesù Signore? Credo. Credi nello Spirito Santo? Credo. In questa fede vieni battezzato, cioè vieni immerso sacramentalmente nella fede che hai professato. La fede non è qualcosa che parte da te, la fede è qualcosa che tu ricevi, e così anche le parole della fede le ricevi. Ma una volta che le hai ricevute, come hai ricevuto la fede, diventa poi una cosa profondamente tua, anche se non parte da te, anche se non l'hai creata tu, ma diventa poi una cosa veramente profondamente tua, tant'è che tu poi, a tua volta, puoi darla a qualcun altro. E puoi darla a qualcun altro non come qualcosa di estraneo a te, ma come qualcosa di autenticamente tuo. Una volta ricevuto il credo, una volta meditato e conservato nel cuore, lo professi, lo restituisci alla comunità cristiana. Questa restituzione avviene in due momenti. Normalmente si fa poco prima del battesimo una professione pubblica di fede, e poi la notte di Pasqua, subito prima del battesimo, si professa, come vi ho detto, la fede rispondendo alle domande che vi fa il sacerdote. Ma ogni volta che in seguito la domenica si celebra l'Eucaristia, di nuovo si riprofessa la fede, tutta l'assemblea professa la fede. Perché? Perché tutta l'assemblea fa memoria del battesimo e risponde alla parola di Dio professando la fede del battesimo. Così la professione di fede nella vita non si fa una volta sola, si fa la prima volta in preparazione al battesimo e poi si continua a fare ogni domenica e ogni volta che, per esempio, durante la veglia pasquale si rinnova il proprio battesimo, si rinnova la professione della fede. La professione della fede è un segno di unità. Tutti professiamo la stessa fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, dice il sacerdote dopo aver ascoltato la professione di fede a Pasqua. E quindi un segno di unità, qualcosa che ci unisce gli uni agli altri. E
come dire, noi pensiamo nello stesso modo, noi abbiamo lo stesso sguardo sulla realtà, noi interpretiamo la vita, noi interpretiamo l'esistenza nello stesso modo, noi abbiamo la stessa attesa nel cuore e noi conosciamo l'opera di Dio e la riconosciamo in noi stessi, la riconosciamo nei nostri fratelli, la riconosciamo nel mondo. Per questo professare la fede è far parte dell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Che fede hai professato? Sapete come è fatto il credo, perché già lo conoscete, lo avete già approfondito. Il credo ha tre parti. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù, l'unico figlio di Dio che si è fatto uomo per la nostra salvezza, che è morto, che è risorto, che è salito al cielo e che siede alla destra del Padre e torna per giudicare i vivi e i morti. E credo nello Spirito Santo e nelle opere dello Spirito Santo, la Chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione, tutto ciò che lo Spirito Santo fa. Allora, quando professi la fede, stai dicendo che tu credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito Santo. Cioè stai dicendo che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono il fondamento della tua nuova vita, sono i pilastri della tua nuova vita. E che questa fede che stai professando è la fede che ti definisce. Tu diventi figlio del Padre, diventi parte di Cristo, cominci a vivere in Cristo e Cristo comincia a vivere in te, e diventi casa dello Spirito Santo che ricevi nel cuore e che ti trasforma interiormente a immagine di Cristo. Quando professi la fede, quando dici credo in Dio Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo, stai dicendo questo. Cioè stai dicendo che cosa, qual è, quali sono le coordinate della tua nuova vita. Le parole della fede che ricevete in preparazione al battesimo vi accompagnano poi per tutta la vita. Se le tenete nel cuore, queste parole acquisteranno sempre di più significato. Può essere che all'inizio siano delle parole un po' estranee, magari anche un po' astratte, cioè di cui non cogliete bene il senso rispetto alla vostra vita personale, ma pian piano, se le tenete nel cuore, queste parole assumono sempre più significato. E così tutta la vita cristiana sarà comprendere sempre meglio le parole che già conoscete a memoria, che già avete. Questo è quello che capita sempre nella vita cristiana. Si riceve un dono e poi questo dono lentamente porta frutto nella nostra vita. Per questo potrai dire: io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e queste parole avranno un riscontro diretto nella tua vita. Tu potrai dire: io credo in Dio Padre perché mi è capitata questa cosa, perché ho visto che Dio è stato Padre nella mia vita, ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ho conosciuto la provvidenza di Dio, ho scoperto di essere una creatura di Dio, che la mia vita dipende da Lui. E poi dirai: io credo in Gesù Signore, e non dirai solo che è morto per la nostra salvezza, è morto per i nostri peccati ed è risuscitato, ma potrai dire: Cristo è morto per me, io l'ho sperimentata questa cosa, ho sentito nel cuore la salvezza di Cristo, sono rinato perché Cristo mi ha salvato. Potrai dire: credo nello Spirito Santo perché hai cominciato a conoscere lo Spirito Santo, hai scoperto il mistero dell'unità con gli altri fratelli, hai scoperto il perdono dei peccati, hai scoperto la promessa della vita eterna che Dio ti fa. Allora queste parole diventeranno sempre di più le tue parole e si riempiranno di fatti della tua vita, di esperienze, di celebrazioni vissute insieme alla Chiesa. Si riempiranno di quella che poi sarà la tua fede, senza perdere il fatto di essere la fede di tutta la Chiesa. Catecumeni eletti e carissimi catechisti, ben trovati. Nella consegna del credo ci facciamo aiutare da un brano molto bello, che è il brano della prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Siamo al capitolo 6, versetti 11-20.
È una lettera molto bella che Paolo probabilmente scrive a Timoteo non solo per incoraggiarlo a continuare nella fede, ma anche per dargli delle raccomandazioni come deve comportarsi all'interno della comunità, quindi con i vescovi, con gli anziani, con le vedove, con le donne, con i giovani, con i presbiteri, da tutta una serie di indicazioni, fino ad arrivare al brano che tratteremo noi, dove parla addirittura dei falsi profeti, cioè di coloro che cercano di allontanare dalla fede vera, creando appunto un naufragio. E a questo punto, in questi versetti che tratteremo, Paolo si rivolge in maniera, potremmo dire, energica a Timoteo: ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e persegui invece la mitezza, la fede, l'amore e la verità. Ci sono due verbi molto importanti che indicano appunto il movimento. Da una parte il fuggire, cioè l'allontanarsi da tutto quello che ci fa deviare dalla vita in Cristo, dalla vita nello Spirito. E dall'altra parte invece la ricerca di quelli che sono i frutti dello Spirito, i frutti solo che lo Spirito può dare. Quindi vediamo che Paolo è come se trasmettesse a Timoteo una vivacità della fede, e prosegue con un verbo altrettanto importante, con un verbo che indica non solo il movimento esteriore ma soprattutto un movimento interiore. Dice: combatti la buona battaglia della fede. A volte noi siamo soliti pensare che la fede, una volta ricevuta, sta lì, e quindi pensiamo a volte in termini di passività, e invece l'entrare nella sequela, l'essere dietro Gesù, ci pone continuamente in una battaglia. C'è un passo del Deuteronomio dove appunto si dice: oggi scegli tra il bene e il male, tra quello che ti porta alla vita e ciò che ti porta alla morte. E Timoteo appunto ascolta queste parole da Paolo, cioè combatti la buona battaglia della fede alla quale sei stato chiamato. Tutti voi siete stati chiamati, tutti i cristiani siamo stati chiamati a che cosa? A conservare, a combattere per tutelare, per custodire la bellezza che Dio ci ha dato. Come? Abbiamo visto nei Vangeli che ci avvicinavano alla Pasqua, la samaritana che nella sua sete ha trovato l'acqua, l'acqua viva, Lazzaro che dalla morte gli è stata ridonata di nuovo la vita, e anche il cieco nato dalla cecità, dalle tenebre alla luce. Cioè ciascuno di noi, ciascuno di voi ha ricevuto un dono grande nell'essere chiamato a seguire Gesù, e questo dono, questa bellezza va custodita ogni giorno appunto con questo combattimento interiore che deve sempre essere dentro di noi. E poi ancora Paolo, sempre rivolgendosi a Timoteo, gli dice: davanti per la quale hai fatto la tua bella professione di fede. Viene usato appunto questa parola buona e bella, una bella professione di fede che hai fatto davanti a molti testimoni, davanti a Dio e davanti a Gesù, il quale Gesù lui stesso ha professato la sua fede. E c'è un passaggio che richiama appunto quello che avviene nel pretorio davanti a Ponzio Pilato. Ponzio Pilato gli chiede ragione, gli chiede: ma tu che dici di te stesso, chi sei? E Gesù si esprime dicendo: io sono venuto perché io devo testimoniare la verità, io sono venuto per portare nel mondo la verità. Il mio regno non è di questo mondo, ma c'è un regno che mi attende, che attende ciascuno di noi. E alla fine Paolo dice: ti ordino dunque di conservare il comandamento fino alla manifestazione del Signore Gesù. Qual è questo comandamento di cui si parla? È il comandamento grande che ha dato Gesù ai suoi discepoli: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Cioè è questo su cui dobbiamo combattere, spendere la nostra vita, in questo amore senza limite per l'altro, anche quando l'altro magari ci è di difficoltà, non lo sopportiamo, ci fa del male. Amare
contro ogni speranza, amare sempre. Ma perché questo lo possiamo fare? Lo possiamo fare perché la nostra fede è innestata nella fede di Gesù. Non parliamo di sforzi umani, non parliamo di dire dobbiamo concentrarci per amare, ma possiamo amare perché siamo stati amati, perché abbiamo sperimentato dentro di noi l'amore di Gesù, che è un amore che ha portato appunto a dare la vita. E al versetto 20 conclude Paolo con questa frase: o Timoteo, custodisci il deposito che ti è affidato. Quindi è un'esortazione a conservare pienamente quella che è il deposito della fede, quella che la Chiesa ci ha consegnato e che noi sempre, ogni giorno, dobbiamo consegnare agli altri.